ad alcuni oggetti ritrovati nella camera dei genitori, ma non solo, viene trovato un bigliettino praticamente con il numero di telefono diretto della procura della dottoressa Felicia Genovese con il nome Licia Genovese. Allora, in realtà lei si chiama Felicia Genovese, Licia la chiamano gli amici. Allora io mi chiedo, ed è quello che abbiamo chiesto al Ministro di Grazia e Giustizia, come mai a casa del principale indagato ci fosse il numero di telefono. Io non lo avevo, il diretto, io avevo soltanto il centralino della procura da cui dovevo passare per poter contattare la dottoressa Felicia Genovese, che io chiamavo dottoressa Genovese. Invece a casa del principale indagato c'era questo bigliettino con il nome Licia Genovese, ma sarebbe impossibile dilungarmi su tutte le stranezze, chiamiamole così, di questa vicenda. Però per darvi un'idea nell'immediato di quello che è accaduto nei primissimi mesi di questa storia, quello che poi si è trascinato fino ad arrivare ovviamente poi al ritrovamento, dove chiaramente si sono accesi i riflettori di tutta la stampa nazionale, ma non solo, di tutta la stampa internazionale, anche perché ovviamente sapete tutti che questa vicenda ha avuto risvolti tragici che hanno oltrepassato la Manica e che hanno purtroppo riguardato la morte di un'altra donna innocente, Heather Barnett. E io continuo a dire, lo dico con molta forza, i responsabili di quest'altra morte e forse di un'altra ancora, perché adesso sembrerebbe che ci sia la possibilità di una revisione del processo per Oki, un'altra ragazza, una ragazza coreana uccisa a 200 metri dall'abitazione di Restivo, sempre a Barnott, con modalità molto simili, per cui si pensa che con ogni probabilità sia stato ancora una volta Danilo Restivo. Gli assassini morali di queste altre due donne sono in primo luogo i genitori di Danilo Restivo, sono loro che hanno armato la mano del figlio, sono loro che avevano la possibilità, avevano modo di poterlo fermare in tempo, di poterlo aiutare, un amore filiale assolutamente distorto, perverso, perché avevano mille possibilità quando ha cominciato a lanciare segnali, sapete la storia di Danilo Restivo, l'episodio che lo riguardava, e questi erano tutti elementi in possesso delle autorità di polizia già quel 12 settembre del 1993, questa è la gravità. C'era il precedente terribile di quando aveva attirato a 13 anni due ragazzi, in realtà lui mirava a una ragazza e la ragazza, che evidentemente era un po' meno ingenua di mia sorella, aveva intuito che in quella persona c'era qualcosa che non andava e si era fatta accompagnare dal suo cuginetto. Avevano 13 anni, li aveva attirati nel giardino della Biblioteca Nazionale, di cui il padre era direttore, e con un escamotage dicendo che c'era un tesoro nascosto, li aveva bendati, li aveva fatti sedere, poi li aveva legati. La ragazza, che forse, come dicevo, aveva quel minimo di malizia che le ha salvato la vita, era riuscita a scoprirsi la benda e quindi con la coda dell'occhio l'aveva visto armeggiare sul tavolo, su un bancone da lavoro di questa baracca di lamiera, l'aveva visto infilarsi dei guanti di lattice, poi l'aveva visto afferrare un coltello da cucina e quindi a quel punto aveva capito che stava per succedere qualcosa di tragico e aveva avuto la prontezza in qualche modo, ma non fu sufficientemente veloce da evitare che il cugino venisse ferito profondamente con la lama alla giugulare, perse molto sangue, infatti fu ricoverato in ospedale, però ebbe la forza, perché un pezzo di ragazza che io tra l'altro ho conosciuto un anno fa perché ha sentito forse il bisogno di incontrarmi, oggi è un ispettore della polizia penitenziaria, una ragazza di 1,85 m, quindi mi raccontava che all'epoca a 13 anni era già 1,80 m, robusta, quindi evidentemente anche fisicamente è riuscito a sovrastarlo, quindi ha avuto la forza di spingerlo e di riuscire a scappare. E chiaramente questo episodio agli atti al Tribunale dei Minori, per dirvi come si è concluso questo episodio, Maurizio Restivo offrì la somma di 1 milione di lire al padre del ragazzo a totale risarcimento di quanto era accaduto, con la nota, la clausola, che nulla poteva pretendere rispetto a eventuali possibili pretese risarcitorie. Insomma, il modus operandi di Maurizio Restivo, della famiglia Restivo, era pagare, ovviamente il silenzio era abituato a questo, o con il denaro o con le amicizie di cui si circondava e di cui i notabili, una parte di quella città, come ricordavo con
con Peppino prima, che non è molto cambiata da 40 anni a questa parte, trasversalmente è riuscita ovviamente a porsi al di sopra della legge e a garantire l'impunità. Mi fermo perché se comincio a parlare non la smetto più, passo la parola a Gerardo. Hai raccontato e hai dato delle indicazioni. Molto ampie sulla storia. Danilo Restivo compare subito, come tu hai detto già, anche dai primi interrogatori si capisce subito che è responsabile, però è difficile far capire agli inquirenti. In passato noi dicevamo, ma chi è Danilo Restivo? Oggi forse dobbiamo dire no, chi era Danilo Restivo? Chi era la sua famiglia? Come mai così forte? Non solo allora, ma anche adesso. Voglio dire dopo il ritrovamento del corpo di Elisa, dopo il ritrovamento nella chiesa, continua ancora questa sua forza. Chi era Danilo Restivo? Gerardo, me lo sono chiesto tante volte, più chi era Danilo Restivo, chi c'era dietro Danilo Restivo, perché Danilo Restivo credo che alla fine... Lo ricordavo stamattina, mi capita di farlo sempre più spesso, una cosa molto, molto intima. L'ho odiato profondamente, come potete immaginare, soprattutto quando poi ho realizzato e ho avuto contezza della ferocia con cui aveva colpito mia sorella, del fatto che aveva infierito sul cadavere, ho ancora negli occhi gli occhi di mamma quando ho voluto almeno evitarle lo strazio ultimo dei dettagli della perizia, e lei invece ha voluto sapere com'era morta sua figlia, e quindi era un odio che ho accumulato in questi anni, l'ho inseguito, nel libro lo racconto, per 17 anni ovunque è stato, perché il padre l'ha allontanato da Potenza subito dopo la scomparsa, ha vissuto in diverse città d'Italia, ovunque ha lasciato una traccia, dovunque è stato, il taglio dei capelli, le molestie telefoniche, episodi veramente incredibili che non facevano che confermare la personalità pericolosa di Danilo. Un episodio a Torino, ve ne racconto uno fra i tantissimi, ma ve ne potrei citare decine di quelli che ho ricostruito in questi anni, in una delle ultime destinazioni in Italia, prima che nel 2000 raggiungesse poi l'Inghilterra, era a Torino la sua dirimpettaia, insomma, lo vedeva sempre solo, in uno stato di quasi abbandono, quindi impietosita, l'aveva cominciato a invitare spesso a pranzo, e lui, per ricambiare insomma la cortesia di questa signora, si presenta un giorno a casa sua con un bicchiere dicendo: ti ho portato una birra, voglio offrirti una birra. Insomma, la signora l'avvicina, la porta alle labbra, si accorge che era urina praticamente, quindi reagisce ovviamente in maniera scomposta, lo scaccia via. Il giorno dopo la casa della signora prende fuoco e lui è tra i primi soccorritori ad arrivare. E questo per dirvi, insomma, voglio dire, quanti indizi avevano la scia che aveva lasciato. Io ho sempre detto una cosa, ho detto: guardate, fermatelo, l'ho detto in tempi non sospetti, l'ho detto a un anno dalla scomparsa di mia sorella, lo ricordo come fosse oggi, l'ho detto alla dottoressa Genovese, ho detto: guardi dottoressa, lei lo fermi, perché altrimenti si porterà sulla coscienza delle altre morti. E purtroppo in questa storia sono stanco di aver avuto sempre ragione, si è avverato quello che io avevo immaginato, ma perché era evidente che sarebbe tornato a colpire. Per cui ritengo responsabile, senz'altro lui è l'autore materiale, vi dicevo, dell'assassinio di mia sorella, però credo che i maggiori responsabili, non ho avuto difficoltà a dirlo, l'ho detto in anni non sospetti quando sono stato trascinato per questo anche in tribunale, i veri assassini sono i genitori, i veri complici, conniventi sono coloro che in questi anni gli hanno garantito l'impunità, nonostante fosse chiaro ed evidente, non solo alla mia famiglia, ma grazie anche
all'aiuto di tanti che ci hanno dato la possibilità poi di fare questa lotta. Credo che chiunque di voi in questi anni, anche prima del ritrovamento, avesse percepito in realtà che la storia era quella, che Danilo Restivo era evidente che fosse il responsabile, però evidentemente molti hanno voluto chiudere gli occhi. E quindi chi era Danilo Restivo, Gerardo? Io non lo so, io credo che in realtà questa vicenda sia la commistione, la stratificazione di poteri diversi che in vari momenti sono intervenuti. Cioè, non so se avete seguito le ultime cronache di questa vicenda, dall'ultima relazione dei servizi segreti, non so chi l'ha seguita, ve la riassumo. È stata grazie veramente al lavoro investigativo di un giornalista, di un carissimo amico, Pierangelo Maurizi, che lavora al TG5, che ha avuto l'intuizione, perché in questi anni mi aveva sempre detto: sai Gildo, io ho la sensazione che in questa vicenda ci sia l'ombra dei servizi. Io ho detto: guarda Pierangelo, cioè in questa vicenda c'è l'ombra di tante cose. Ho detto: non mi meraviglierebbe se ci sia anche l'ombra dei servizi. E purtroppo ha avuto ragione, nel senso che con caparbietà è riuscito a rintracciare l'allora caposervizi a Potenza, ora non è più in forza al SISD, vive credo in una località, credo Pescara se non sbaglio, è riuscito a fargli un'intervista e lui candidamente ammette che nel 1997, cioè 4 anni dopo la scomparsa di Elisa, aveva redatto di proprio pugno una nota in cui scriveva che Elisa era stata assassinata il giorno stesso della scomparsa, il 12 settembre, che il responsabile era Danilo Restivo e che il corpo di Elisa era stato occultato in un luogo a cui nessuno sarebbe venuto in mente di cercare, ma un luogo assolutamente frequentato, quindi dando indicazioni che oggi alla luce dei fatti portavano inequivocabilmente verso la Chiesa della Trinità. Questa nota sparisce, cioè viene trasmessa secondo i canali ordinari, all'epoca ho ricostruito anche questo, partiva ogni settimana un corriere per Roma che portava le note dei servizi, viene trasmessa a Roma, evidentemente arriva sulla scrivania di Roma e sparisce questa nota. E quindi anche questo, adesso ovviamente, immaginate, ci sono state su questa vicenda 4 interrogazioni parlamentari negli ultimi 2 mesi, non c'è stata una risposta. Quindi io mi chiedo, in questa vicenda, quali poteri siamo andati a toccare, se addirittura sparisce, e perché il SISD, che chiaramente gli ambiti di operatività del SISD non sono certo quelli di occuparsi della scomparsa di una ragazza di 16 anni, perché il SISD ritiene di dover inoltrare una nota a Roma con indicazioni assolutamente precise rispetto a quanto era realmente accaduto. Quindi evidentemente ci sono stati dei poteri molto forti che hanno operato in questa vicenda, non ultimo la Chiesa, io non ne faccio un mistero, lo sapete, ho fatto accuse pesantissime, ma ha ragione, perché ovviamente non solo il corpo di Elisa è stato ritrovato ed è stato nascosto, occultato per 17 anni in una chiesa, ma ci sono delle complicità che sono evidenti, lo stesso ritrovamento purtroppo, infatti Gerardo, ricordavo quando pochi giorni dopo facemmo la manifestazione, pochi giorni dopo il ritrovamento di Elisa, sfilammo per le strade di Potenza e mi ricordo ancora uno striscione: dopo un lungo inverno di menzogne finalmente arriva la primavera della verità. Avevo immaginato e avevo sperato che finalmente si rompesse questo circuito vizioso che aveva portato per 18 anni a questo silenzio terrificante e che ci